Anche per sostenere, diciamo contro può intervenire, però io adesso ho soltanto la necessità, anche chiederei anche al relatore di minoranza e poi al governo. Assolutamente favorevole alla richiesta di accantonamento. Va bene, a questo punto volevo capire dal collega se insiste per a questo punto diamo la parola a un oratore a favore e un oratore contro. Chi parla? Allora, l'oratore contro, credo che intenda farlo il relatore, prego. Sì, Presidente, come dicevo, siamo contro l'accantonamento perché sarebbe una finzione. Noi abbiamo intenzione di portare ad approvazione questo provvedimento in questo testo, ci consente rapidamente di archiviare alcuni contenziosi e procedure di infrazione, tra cui questa sulla direttiva 80 che qualcuno ha giustamente annunciato. Ma c'è anche una motivazione di merito. Noi crediamo di aver fatto un passo avanti. Noi abbiamo inserito un istituto che prima non c'era. Voglio dire, e non è in tono polemico, con molta pacatezza, è un argomento molto delicato. La direttiva 80, Presidente, è del 2004. Siamo al 2016. Si sono succeduti diversi governi. Questo governo è il primo che fa un passo. È un passo in avanti. Sì, c'è stata già una misura introdotta nel 2007, ma la Commissione europea non l'ha giudicata sufficiente. In ogni caso, al di là delle schermaglie dialettiche, stiamo facendo un importante passo avanti nel riconoscimento del diritto all'indennizzo. Lo facciamo per una categoria di persone ristretta? Chiaramente sono le più indigenti. Dovremmo farlo per una platea maggiore? È probabile. Lo faremo forse con altri provvedimenti. Oggi il combinato disposto dell'esigenza di portare a casa la legge europea in questa forma e comunque la soddisfazione di un risultato che è un passo molto in avanti, riconosciamo un istituto, credo che debba esserci riconosciuta. Non capisco chi dice che non vota il voto sull'articolo, perché se tu lo vuoi fare di più, però almeno intanto questo primo passo credo che vada votato. La ringrazio. Allora, il primo che mi ha chiesto di intervenire a favore della proposta è l'onorevole Ferraresi. Presidente, perché votare questo accantonamento? Perché qui non si tratta di dire abbiamo fatto 8 invece di fare 10, abbiamo fatto 5 invece di fare 8. Qui si tratta di far capire che questo fondo, così come creato, è una scatola vuota, è una finzione, è una presa in giro per le vittime e per l'Europa. Allora dobbiamo far capire questo. Le nostre critiche, Presidente, non sono critiche così per sopprimere questo provvedimento, sono critiche per migliorare questo provvedimento, sono emendamenti che vanno a migliorare questo provvedimento e basta prenderne in considerazione qualcuna per capire lo spirito costruttivo che tutte le opposizioni in quest'Aula hanno mostrato verso questo provvedimento. E allora, se si parla di un intervento in favore delle vittime, si deve parlare di un intervento a 360 gradi, che non possa prevedere